Oggi presentiamo la pubblicazione 231, la responsabilità amministrativa penale degli enti, a cura dell'avvocato Valerio Silvetti, edito dalla Gay Editore. Si tratta di una novità editoriale molto importante su questo settore, poiché approfondisce aspetti consulenziali e giurisprudenziali su una materia sempre in continua evoluzione che coinvolge aziende e professionisti. Avvocato, immagino che per realizzare quest'opera abbia avuto necessità di creare un team di lavoro con altri professionisti. Ci illustri la squadra che ha contribuito. Esatto, è un gruppo di professionisti che nasce da un'esigenza di accorpare sostanzialmente professionalità diverse, perché sapete che la 231 abbraccia sia il mondo legale puro, quindi gli avvocati d'udienza che affrontano quotidianamente le aule e i processi, ma anche una serie di professionisti, avvocati e non, che operano nella materia in veste di consulenti per la redazione e l'implementazione dei modelli 231. Il gruppo di lavoro, quindi, oltre a me, è costituito dall'avvocato Antonio Castiello del Foro di Napoli, che è un penalista, possiamo definirlo puro, di grande spessore, e il collega, l'avvocato Giuseppe Cammaroto, che invece ha sviluppato una notevole esperienza per quanto riguarda gli aspetti più consulenziali. Da questo incontro è nata quest'opera. Una curiosità, nel titolo abbiamo notato che la parola amministrativa è messa tra parentesi. Qual è il motivo di questa scelta? Sì, è una provocazione, è stata una provocazione perché per il nostro punto di vista questa materia ha poco di amministrativo e tanto di penale, di diritto penale. È questo un tema che è stato lungamente dibattuto dalla dottrina, quindi da colleghi, da autori, ma anche dalla stessa giurisprudenza, non ultima le sezioni unite, le note sezioni unite del caso ThyssenKrupp, che hanno definito questa responsabilità in realtà non amministrativa, neppure penale, ma un genere a sé stante, il cosiddetto tertium genus. In questa pronuncia però le sezioni unite hanno riconosciuto un contatto molto molto evidente, molto stretto tra questa disciplina e il diritto penale. Si pensi ad esempio ovviamente che la responsabilità viene dibattuta, discussa, accertata all'interno di un processo penale con un giudice penale, un pubblico ministero, una serie di difensori, seguendo il rito del codice di procedura penale, a dei reati all'interno del codice penale, le sanzioni hanno un'impronta penalistica, quindi il tutto pare ricondurre ad una responsabilità di tipo penale, e la nostra è stata quindi una provocazione voluta. Andando un po' più nel dettaglio, cos'è che differenzia quest'opera rispetto a tutte le opere che sono in commercio in questo momento su questa tematica? Abbiamo pensato di realizzare un'opera che appunto fosse idonea a soddisfare le esigenze di tutti coloro che operano in questa materia, quindi come dicevo prima, sia avvocati sia consulenti. Quindi nell'opera voi ritroverete la giurisprudenza, oltre 250 casi discussi dalla Cassazione, quindi dal giudice di legittimità, ma troverete anche degli aspetti consulenziali e la dottrina. Nella dottrina abbiamo inserito gli approfondimenti, gli articoli redatti in questi 18 anni ormai dai diversi autori, da diverse professionalità, avvocati, magistrati, consulenti. Gli aspetti consulenziali invece abbiamo pensato ad un aspetto molto molto importante nel momento in cui si va a pensare, a ideare, a redigere, a implementare un modello, e quindi abbiamo fatto riferimento alle linee guida ad esempio delle associazioni di categoria, mi vengono in mente quelle di Confindustria, ma ce ne sono tante altre inserite all'interno dell'opera, non ultime i cosiddetti position paper della ODV 231, che è un'associazione che opera solo esclusivamente su questa materia e pubblica questi contributi per tracciare un punto di arrivo su quel determinato argomento. Benissimo, passando alle note dolenti, il problema dei codici commentati normalmente è sempre l'aggiornamento. Come possiamo rimanere sempre al passo con i tempi e con l'evoluzione giurisprudenziale? Possiamo farlo grazie a un editore attento, nel senso che quando io ho inviato quest'opera all'editore, il giorno dopo l'ho dovuta rinviare perché nel frattempo era uscita una nuova sentenza, e quindi ho detto fermi tutti, inseriamo anche questa perché la ritenevo molto interessante.
Per ovviare a questo problema abbiamo deciso con l'editore di inserire all'interno della piattaforma del sito internet della Key Editore una pagina di aggiornamento, quindi i lettori avranno la possibilità di andare all'interno di questa pagina dedicata e individuare tutti gli ultimi aggiornamenti che hanno interessato la materia. Benissimo, avvocato. Allora i nostri complimenti. Grazie. E in bocca al lupo per il successo di quest'opera. Grazie.